E bella ragazzi, qui è Latex. Oggi siamo qui in questo nuovo video in cui vi mostrerò come scaricare Photoshop. Adesso vi faccio vedere questo qua, Photoshop Adobe Photoshop CC 2017, ovvero l'ultima versione. Adesso lo apro, questa qua è la schermata di apertura. Come potete vedere è completo, non è a prova, comunque è lui, insomma è il programma che volete voi ed è quello, quindi Photoshop. L'ultima versione. Quello che dovete fare per scaricarla gratis è andare innanzitutto sul sito di Photoshop, quello originale, Photoshop CC più questa qua, il primo, e andare su versione di prova gratuita. Entrando in questa pagina, attendete e poi vi si aprirà una specie di menu in cui dovrete innanzitutto registrarvi se non siete ancora registrati, ma non penso, e dovete mettere un'email e una password che potete anche creare al momento, è importante ricordarselo. Alla fine vi farà anche qualche domanda con queste tre, sono sempre queste tre, rispondete, vi consiglio di rispondere e poi avverrà il download. È molto pesante, quindi più o meno penso, cioè, a meno che non avete una connessione molto molto veloce, la mia che non è particolarmente veloce ci ha messo 20 minuti, e perché comunque è abbastanza pesante. Dopodiché, con questo download, scaricherete sia Photoshop, quindi questo, che potete vedere anche qua sul download, questo Photoshop Setup, che a me all'inizio era apparso sul desktop. Questo qua non ho capito, non mi interessa. Se in caso non vi apparisse quest'icona qua, quindi l'icona dell'applicazione sul desktop, non importa, in questo caso io ho Windows 10, andate qua e troverete questa l'applicazione in questo punto, o comunque in questa sezione. Ci schiacciate sopra col tasto sinistro, scusate, destro del mouse. Io in questo caso faccio altro, ma comunque dovete arrivare ad apri percorso file. Questo qua vi aprirà qua. Voi fate comunque apri percorso file e vi entrerà qua dentro. Qua dentro dovrete mettere questo file che io ho già messo ovviamente qua. Dovete prenderlo e trascinarlo qua dentro, io l'ho già fatto quindi non lo faccio. E questa cosa qua vi servirà per mettere il crack e non averlo come versione di prova. E alla fine otterrete il risultato che avete visto all'inizio, ovvero questo qua. Provate più volte, se non vi riesce la prima, disinstallate tutto quanto, cioè nel senso disinstallate l'applicazione qua. E disinstallate anche il setup. Andate qua, fate così, elimina o disinstalla da qua, fate così, disinstalla. Comunque vi rimanderà una cartella come questa e poi potete disinstallarlo. Quindi poi rifate il procedimento. Per installare quella cartella dove c'è il file per la crack, avete bisogno di questo patch zip. Voi scaricate con il browser, mi raccomando, e alla fine, questo qua non è molto pesante, come potete vedere, 2,3 MB non sono niente. Scaricate e otterrete questo. Dipende magari dalle impostazioni del vostro computer, potrete trovare anche dei libri, tre libri accatastati uno sopra l'altro, che comunque non è la stessa cosa, e troverete comunque questo file all'interno. Fate il procedimento che vi ho detto di fare e il lavoro è compiuto. Avrete il vostro bel Photoshop, Adobe Photoshop 2017, ovvero l'ultima versione, e potrete fare quello che volete, insomma. Quindi se avete visto questo video è perché volete installarlo e avete un obiettivo. Perciò ecco voi Photoshop, come installarlo gratuitamente. Bene, bene ragazzi, questo video può finire qui, spero che vi sia piaciuto e vi sia stato di aiuto appunto.
Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi.